Raga, mi puzza sta cosa. Se mi sveglio viene fuori un casino. Me lo sento. Forza, a noi. Vieni un po' qua, vieni un po' qua. Ok, già iniziamo benissimo, perfetto. Vieni qua. Olè, tu sei andato, perfetto, dov'è? No, l'infame, muori. Ok, no, oddio, mi stavo per ammazzare. Calma, non devo perdere vita, ragazzi. Non devo assolutamente perdere vita, perché se perdo vita, poi mi sa che dopo ci saranno tipo i big boss e non riesco a ucciderli. Quindi dobbiamo utilizzare questa strategia molto infame. No, ok, torniamo di qua, va bene. Andiamo con molta calma, ragazzi, perché se non andiamo con calma qua non ce la facciamo più, muori. Ok, perfetto, il primo è andato. E il primo è andato. Prima supplies ottenuta, possiamo proseguire. Allora, ok, buongiorno anche a lei. Ho sparato tipo nulla, perfetto, mi piace questa cosa. Vieni qua, ok. Uno, due, vaffanculo, Cristo Madonna, ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo, ragazzi. Adesso oggi è, se cioè, è sera, sto registrando di sera. E quindi non posso neanche sclerare troppo, in teoria. Però se sparo contro i sedili, se sparo contro i sedili non ce la faremo mai. Vieni qua. No, ma non te che mi stai sul cazzo. Dio, quanto mi fanno. Dio caro, ok, perfetto. Questo è andato, vieni qua. Uno. No, cazzo, guarda che l'ha schivato, vero? Io spero che non ci sia un boss alla fine di questo dungeon, perché se ci fosse un boss io non so come cavolo potrei fare. Allora, tra l'altro continuo a sbagliare tasto. Perfetto, ottenuta la supplies, possiamo andare di sopra. E c'è questo cancro allucinante che non so minimamente come buttare giù, cioè nel senso. Ok, è un danno, io l'ho fatto con graffio. Purtroppo era avvicinato, quindi mi sa che devo. Oddio, come non. No, mi sa che mi ha preso. Sì, no, infatti mi ha preso, che cazzo dico. Ok, è andato giù, perfetto. Vieni qua, vieni qua. Beh, oddio, ha salito le scale. Ah no, ok, è ancora qua. Muori. Ok, perfetto. Altra supplies. Perfetto, prossimo piano, andiamo a vedere un po' che cosa ci aspetta. Abbiamo perso 5 punti vita. Ah, ok, fermo, 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 torna di qua. Non me l'aspettavo così, mi aspettavo un piano un pochino leggermente diverso. Ok, preso, preso, fuggi. Vai di sopra. Torna giù. Ok, ho visto un Houndour, la cosa non mi piace. Muori, perfetto. E uno è andato. Vieni qua. Uno, due, tre. Torniamo giù. Risaliamo. Di qua, vieni qui, vieni qui. Vieni qui, vieni qui. Olle, olle, perfetto. Ma Cristo Dio, ste. Ok. Quinto piano penso sia tipo. Aveva meno piani quello ufficiale. Ne sono abbastanza convinto. Oddio, non so neanche io come l'ho preso. Non so neanche io come l'ho preso. Ho tipo sparato un proiettile a caso. Allora, in teoria, questo ha un dur qua. Un altro braciere. E dovrebbe tipo schiattare. Ok, ce l'ho fatta. Per te devo fuggire. Per te devo fuggire per forza. Dove sei? Vieni qua, vieni qua. Ok, uno, due. Fuggi, perfetto. Siamo a 3 minuti e 42, perfetto. Muori. Olle. Supply. Ok, ne abbiamo abbastanza. Possiamo uscire di qui. Se tipo salissi. Wow. Ecco qua, vediamo cosa. È la luna quel. Che figo. Ragazzi, questa parte qua mi piace un sacco. Cioè, questo posto qua. Le chiavi di Bill. Oddio, mi. Vi odio. Vaffanculo. Sono pure cagato addosso. Torniamo giù con molta calma, ragazzi. Non me la sento, sinceramente, di andare ad affrontare quei due zombie là. Ok, io spero che non ci sia altra gente fuori di qui, ma dubito fortemente, no? Ok, perfetto. Forse, ragazzi, non vorrei sperare una cavolata, ma non appaiono più zombie in città, perlomeno. Ok, torniamo in. No, non oso immaginare.
Cosa è successo? Oh, che si è morto è evidente, si è sparato in testa. Che cosa è successo qui? Oddio. Klaus è... Penso si sia suicidato. Non vorrei dire una cagata. Non ha battito, è morto. Sembra che la sua pistola... ha preso la sua pistola e si è sparato in testa. Non possiamo fare nulla. Pensi che avesse una ragione per tutto ciò? Ha detto qualcosa, Ethan? Oddio. Ah, sì, aveva i sensi di colpa lui, raga. Lui ha parlato di qualcosa. Ha detto che era responsabile per la morte di molte persone. Forse si è ucciso a causa della sua coscienza. Voglio dire, forse è per questo che ha mantenuto il suo ultimo proiettile, per se stesso. non avrebbe dovuto farlo. Grazie, genio. Dobbiamo liberarci di questo cadavere, di questo corpo il più presto possibile. Albert, mi aiuterai? Certamente. Marta, puoi pulire il pavimento per favore? Sì. Ethan, vieni da me ancora quando avrai finito qui. Tipo adesso, ragazzi, perché... Allora, noi abbiamo ottenuto delle bill key, però. La mia domanda è... Oh, innanzitutto l'infermiera Joy non può più curarmi, vero? Ok, abbiamo finito le cure. Ok, parliamo a Dave. Questo avvenimento con Klaus era inaspettato. Avrebbe dovuto parlare con noi. Ci sarebbe stata un'altra soluzione, certamente. È una grave perdita per noi. Riposa in pace, Klaus. Quindi, hai trovato le supplies? Oh, sì, ne ho trovate un sacco. E gli diamo le supplies, perfetto. Fantastico. Questo ci basterà per un po'. Mi sento molto meglio adesso. Nonostante non ci sia nessun modo per scappare da Golden Road City. Nonostante non ci sia. Ok, l'ho letta con l'intonazione sbagliata. Nonostante non ci fosse nessun. Non ci sia nessun modo di scappare di qui. Ehi, Ethan, sembri stanco. Vuoi riposarti? Almeno per un po' d'ore. Sembri davvero stressato. Sono molto stressato. Forse dormire potrebbe aiutarmi. Non c'è nessun problema. Riposati qua nel letto. Raga, mi puzza sta cosa. Se mi sveglio viene fuori un casino. Me lo sento. Mi sono cagato addosso. Mi sono cagato addosso. Dovete sapere che quando c'è un jumpscare del genere io rimango impassibile e ci rimango secco. Ok, abbiamo gli incubi, perfetto. Lo sapevo che sarebbe successo qualcosa. Me lo sentivo, era palese. Ok. Oh, Ethan, sei già sveglio? Sì, ho avuto un incubo. Penso che sia abbastanza normale quando sei in una situazione come questa. Quanto ho dormito? Circa 2 ore. Almeno un pochino di sonno. Oddio, mi è andata via la voce con l'incubo. Oddio, che cosa è successo? Almeno un pochino di sonno, stavo dicendo. Non mi addormenterò più. È meglio svegliarsi, ok. Quindi, ehi, amico mio, sei già sveglio? Non riesci a dormire? Non come voglio io. Ok, capisco. Questa situazione non ci permette di dormire. Che cosa è successo nel frattempo? Un po' di cose. Un nuovo sopravvissuto è qui adesso. Ok, è lì sul tavolo, lo vedo. Quel ragazzo è tipo esausto. E comunque, ascolta quello che ho trovato per te. Quando stavi dormendo, ero fuori e sono passato di fianco al negozio di fiori. Sembra che ci sia un altro sopravvissuto là dentro. Penso che sia una donna. Ho sentito una voce femminile piangere e urlare, scusatemi. Sarebbe fantastico poter andare. Poterla tirare fuori da lì. Non ho tempo per scoprire di più. A malapena posso vedere qualcosa perché the mist and there was c'era la nebbia e c'erano un po' di infetti. Cristo, altri infetti in città, l'ho detto io, eh. Ethan, potresti dobbiamo aiutare le persone a Golden Road City. Ok, perfetto, dobbiamo andare da questa qui velocemente. Sì, lo so dove minchia ci gioco 30 anni che passo da Golden Road City. Ho fatto una stronzata. Però prima, ragazzi, voglio parlare con lui. Cosa? Scusi. Lei è il nuovo, vero? Oh, applausi. E quindi che altro? Scusa, non so... me ne sono...
Il mio nome è Walter, oddio, mi ricordo tipo Walter dovrebbe essere il capopalestra di Ciclamipoli in teoria. Walter Hoffman. Quindi? Ah sì. Non dovrei comportarmi così in sostanza, non dovrei essere così scorbutico. Ho avuto dei problemi con il mio cuore. Pensi che sia vecchio io? Ho solo 45 anni. Non ha nessun legame con la mia età. Ho questi problemi di cuore da quando sono nato. Oh cazzo, le mie medicine sono quasi finite. Ok ragazzi, non è evidentemente normale. Abbiamo tempo, quindi direi di andare verso il negozio di fiori e vedere che cosa ci aspetta. Quanta vita ho io? 17 su 25. Prego, prego Dio che basti, perché altrimenti non so davvero. Cristo Dio, mi ero effettivamente dimenticato che... Ok, questo qua è pure intelligente. No, Cristo Dio, Cristo Dio. Ho fatto una... Muori, muori. Fatemi fuggire. Ok, perfetto. Già ho preso una... Sì, ma metterlo qua vicino potevano anche risparmiarsela, per quanto mi riguarda. Vieni qua. Madonna, non vedo nulla. Guardalo poi sto stronzo qua che... cosa stai facendo? Vieni qua. Vieni qua. Non muore, oh. Ma che roba? Oh. Minchia, ho perso tanta di quella vita che non avete idea. Allora, entriamo al pet shop. Cos'è che era questo, no? Ok, sto sentendo... aiuto? C'è qualcuno là dentro? Chi è là fuori? Sono Ethan, sono un allenatore di Pokémon. Sono qui per aiutarti. Qualcuno mi ha detto che hai bisogno di aiuto. Puoi aprire la porta per me, per piacere? Io... non lo so. Non voglio prendere nessun rischio. Capiscimi, mi capisci, vero? Ascolta, non sono morso o altre cose del genere. Non ti farò del male. Sono solo un sopravvissuto, come te. Vengo dalla stanza sicura che abbiamo nei sotterranei di Golden Road City. Sono qui per aiutarti. Noi aiutiamo tutti i sopravvissuti. Siamo al sicuro là. Lascia che io ti aiuti. Non è sicuro qua fuori, credimi. Abbiamo alcune persone buone là dentro che si prenderanno cura di te. Tu stai dicendo la verità, giovane? Certo. I would have any reason to... non avrei nessuna ragione per mentirti. Possiamo andare lì se apri la porta, per favore. La stanza sicura non è così lontana da qua. Perfetto. Sto per aprire la porta. Ora puoi entrare adesso. Minchia, raga, sapete che c'ho paura di entrare, però. Ho ansia. No, ok. Oddio, sono pure in due, mi sa. Grazie per avermi fatto entrare. È pericoloso qua fuori. Anche tu hai un Pokémon con te. Davvero? Ah, no, forse ho letto male. Lo so. A volte do un'occhiata fuori dalla finestra e vedo quelle persone, quei Pokémon. Sono cambiati. Anche i miei amici, i miei clienti che venivano spesso qui non sono gli stessi. Camminano per le strade con un'espressione, senza espressione nei loro occhi. Non riesco più a riconoscerli. Non sono più umani. Sono così dispiaciuta. Ho dimenticato la mia gentilezza. Il mio nome è Susanna. E io sono la padrona del negozio di fiori. E tu sei Ethan, giusto? Esattamente. Che cosa hai detto riguardo alla stanza sicura? È sicura qua? E che tipo di persone ci sono lì? Io non voglio stare qui. C'è un grosso gruppo laggiù. Potresti addirittura conoscere delle persone. Abbiamo il nostro leader Dave, che è anche uno scouter. Sapeva che tu eri qui. E we got the old lady. Abbiamo la signora Marta, che è la proprietaria della pensione. She takes care of the people. Si prende cura delle persone dopo che l'infermiera Joy le cura. Ci stiamo aiutando a vicenda, insomma. Forse potresti crescere alcune verdure laggiù. Non so, chi è quello là dietro? Quello era mio marito. Che cosa gli è successo? Non è più con noi, è morto recentemente. È questa la ragione... Ah, crying è forse letteralmente piangere, non lo so. Forse è questa la ragione per la quale Dave l'ha sentita piangere. Sono così dispiaciuto per te, Susanna. Che cosa è successo? Ha avuto una malattia.
Una malattia che è mortale, ma curabile. Forse avrebbe dovuto andare all'ospedale. Ma poi questa infezione è esplosa e nessuno è riuscito a prendersi più cura di lui. Ci siamo chiusi qua dentro per molti giorni. Avevamo abbastanza cibo e acqua, ma le sue condizioni erano sempre peggiori. Un po' di ore fa è morto. Sono così dispiaciuto per la tua perdita. Questa è la ragione per la quale voglio lasciare questo posto. Ti capisco perfettamente. Ok, perfetto, andiamo allora. Porca troia, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Me lo sentivo che veniva fuori un casino. Fuggi, 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 fuggi. No, fuggi, fuggi. No, 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 no. Frank? Sei vivo? No, cazzo. Susan? Occhio, no, merda. Pensavo di averti perso, amore mio. Hai detto che non stavi molto bene. E poi hai chiuso i tuoi occhi. Stavo controllando il tuo battito e non ce n'era. Ma non respiravi più. Susan, non farlo. Scena troppo comune ormai in questo gioco. Cazzo, cazzo, cazzo! Non ci credo! Vaffanculo, ti odio! No, sto andando in confusione, raga. Ok, l'ho preso. Ok, calma, calma, sono in confusione in questo momento. Non me l'aspettavo, sinceramente. Ok, questa qua sembra la safety zone, una zona salva, diciamo. Vaffanculo. Cristo Dio.